Quale spiraglio per il turismo? A Sant'Alessio Siculo si lavora attendendo l'ordinanza del presidente della regione che dovrebbe arrivare domani. Noi ci troviamo nella cittadina del Capo. Con noi vedete inquadrati il sindaco Giovanni Foti, che è anche un operatore turistico, l'assessore all'igiene Rosario Trischitta. Il meraviglioso Capo e poi la spiaggia rinata di Sant'Alessio Siculo, una spiaggia che era stata erosa dai marosi e poi nel corso degli ultimi 2 lustri è stata ripristinata. E se si avvicina il sindaco, ovviamente tenendo sempre le distanze di sicurezza, anche l'assessore, dicevo in apertura di diretta su Tempo Stretto che a Sant'Alessio Siculo si sta lavorando, c'è uno spiraglio per quanto riguarda il turismo, ancora non ci sono le idee chiare. Lei è un operatore del settore, tra l'altro, sindaco, a suo avviso cosa si potrà fare? Intanto voi come amministratori cosa state facendo per garantire l'estate? Quella che noi vediamo intanto, ecco, prima di cominciare a parlare con il sindaco, è una panoramica anche delle case, delle seconde case per lo più, che ci sono sul lungomare di Sant'Alessio Siculo, un lungomare quest'oggi praticamente deserto, così come avviene ormai da 2 mesi. Sindaco, cosa state facendo? Guardi, noi stiamo organizzando la stagione come tutte le stagioni. Stiamo pulendo il verde, stiamo sistemando i servizi spiaggia. Certamente aspettiamo le due ordinanze, quella nazionale e quella regionale, per sapere le regole che da attivare in spiaggia. Turisticamente, la stagione turistica di tipo alberghiera è saltata. È saltata e difficilmente si riprenderà perché i mercati esteri sono bloccati, le programmazioni, il turismo è una cosa che si programma, le programmazioni sono saltate, i tour operator non possono operare, si parla già del 2021. Per quanto riguarda invece le seconde case, di cui Sant'Alessio è piena, diciamo a 2100 seconde case, noi pensiamo che il 2100, lo ripetiamo per chi ci sta guardando in diretta in questo momento. 2100 seconde case, perciò pensiamo noi che il flusso di coloro che hanno acquistato casa negli anni ci sarà nei 2 classici mesi di luglio e agosto, cioè appena la gente potrà venire tranquillamente senza problemi, nelle seconde case ci sarà. Ecco, questo è quanto ci prospetta in questo momento il sindaco di Sant'Alessio Siculo. Quella che vedete alle mie spalle, come dicevamo prima, è la meravigliosa spiaggia che è stata recuperata nel corso degli ultimi lustri. Sto cercando di vedere anche i commenti che arrivano dalle persone, anche per eventualmente discuterne con il sindaco e con l'assessore Rosario Trischitta. Oltre 2000 case che rischiano di rimanere vuote, cosa che il sindaco non vuole assolutamente. Noi in questo momento ne parliamo anche con l'assessore Rosario Trischitta perché anche nel suo campo igiene e sanità si sta lavorando parecchio. Ci saranno delle misure da rispettare, ci vogliono 5 metri, si parla di questo almeno per il momento, di distanza tra un ombrellone e l'altro. Come pensate di organizzarvi, assessore? Come diceva il sindaco, stiamo aspettando l'ordinanza, soprattutto quella regionale, che un attimino ci darà le linee guida per quelle che sono le regole da rispettare. Noi intanto, per quel che riguarda il mio settore, abbiamo messo in campo tutto quello che era nelle nostre armi, facendo la sanificazione di tutto il nostro territorio con diversi interventi. Abbiamo fatto più di 8 interventi in questi mesi e ne abbiamo programmati altri. Addirittura adesso, grazie al sindaco, siamo riusciti a programmarne uno con l'esercito italiano che dovrebbe sanificare i locali all'interno delle nostre istituzioni, quindi il comune, le scuole, le caserme e quant'altro. Però stiamo cercando di non arrivare impreparati a quest'estate che sta correndo velocemente. Adesso, se non sbaglio, in questi giorni è prevista un'ondata di caldo, da quello che dicono le previsioni. E quindi stiamo cercando di essere pronti, perché noi puntiamo a far tornare i nostri turisti, i nostri villeggianti, perché noi i proprietari delle seconde case a Sant'Alessio, perché noi con quelli riusciamo a far sopravvivere i nostri commercianti e i nostri negozi. Quindi speriamo che
tutto ritorni alla normalità presto e soprattutto che il nostro mare possa tornare fruibile per come lo è sempre stato in questi anni, ore che abbiamo Ma la spiaggia. lei in passato ha anche lavorato nel settore turistico, in particolare sulla spiaggia. A suo avviso, secondo le regole che stanno dettando, di cui si parla, è possibile per un lido aprire? Ne vale la pena? Il gioco vale la candela? L'altro giorno siamo stati a Santa Teresa di Riva, abbiamo sentito un po' la gente e qualche timore c'è. Anche qui praticamente noi dobbiamo aspettare quelle che sono le direttive, in questo caso del demanio marittimo. È possibile aprire lidi, anzi secondo me è indispensabile fare aprire lidi, perché più lidi ci sono, più controlli puoi garantire sulla spiaggia perché riesci ad avere le persone sotto controllo. È pur vero che in questo momento, in questa particolare stagione, dovresti dare più aree in concessione. Perché è vero che se io devo mantenere le distanze fra un ombrellone e altro, se prima mettevo 100 ombrelloni, adesso sarò costretto a metterne 50. Quindi sarebbe giusto che il demanio mi darebbe qualche metro in più, a costo di sacrificare un po' di spiaggia libera, però posso dare delle garanzie a chi viene in spiaggia. E per quanto riguarda le spiagge libere, io credo che il presidente Musumeci dovrebbe attenzionare la problematica, perché quest'anno moltissimi bagnini resteranno disoccupati. Perché no allora impiegarli nelle spiagge libere a sorvegliare sia la salute dei bagnanti e soprattutto quello che sono le distanze di sicurezza? Perché io vorrei capire se qualcuno le rispetta, a chi si rivolge poi l'utente che c'è a mare, al comandante dei Ecco, vigili, ai ha toccato un carabinieri. tasto importante anche perché, poi torneremo a parlare con il sindaco, voglio inquadrarvi la spiaggia di Sant'Alessio Siculo. Noi siamo nella zona del Capo dove praticamente la spiaggia è stata ampiamente recuperata e quindi qualche fila di ombrellone potrà anche essere vista, mentre nella parte in cui si era registrata l'erosione, dove magari l'anno scorso erano riapparsi nuovamente gli ombrelloni, quest'anno ci potrebbe essere qualche problema, in pratica ci sarebbe soltanto una fila di ombrelloni, è così, sindaco? L'INAIL ieri ha dettato, diciamo, delle distanze, 4,5 metri fra un ombrellone e l'altro per quanto riguarda la fila, 5 metri per quanto riguarda, cioè fra ombrellone e ombrellone 4,50 e 5 metri fra fila e fila. Ecco, se queste sono, diciamo, le distanze da osservare e saranno confermate, perché è solo un suggerimento quello che fa l'INAIL allo Stato, gli dice di fare osservare, certamente ci sono delle cose che non vanno, come la responsabilità penale di colui che gestisce il lido, la responsabilità penale di colui che gestisce un albergo. Certamente si può mettere il termoscanner, si possono mettere, diciamo, i distributori di disinfettante, però l'albergatore non fa il medico, non può Ecco, lei controllare. fa anche l'albergatore. Secondo lei, queste condizioni cosa comporteranno, per quanto riguarda l'attività di un albergo? Conviene, riaprire? Ma guarda, comporteranno che ognuno farà il conto se vale la pena o non vale la pena aprire, perché con un'udienza bassissima che sarà solo nei giorni, nei dintorni di Ferragosto, e le grandi spese che ci vogliono per aprire un albergo, e in più questa responsabilità penale sull'udienza, io non posso garantire per 150 persone, per 200 persone, non ho gli elementi per vedere. Uno mi potrebbe fare causa, dice ho preso il coronavirus dentro l'albergo, magari ce l'ha da prima, insomma, sono cose che non hanno senso. Bisogna chiarire, diciamo, le regole, ma non possono essere, diciamo, attribuite a responsabilità. Sindaco, noi ci ripromettiamo di tornare a Sant'Alessio dopo che ci saranno le regole chiare e che il Presidente della Regione diciamo, emanerà l'ordinanza in modo da capire qualcosa Guardi, in più. l'ultima cosa che volevo dire, Sì, se me lo permette, è un attimo così ci sentono anche quelli che ci stanno un guardando in grande diretta. Ecco. peccato, Sant'Alessio aveva fatto degli sforzi enormi per ricostruire la spiaggia e per dare una serie di servizi, Ecco, giustamente. ci arriva, intanto ne voglio anche parlare di quelli che sono i commenti. Qualcuno ci dice della spiaggia libera cosa ne sarà? Purtroppo siamo contro luce, non riusciamo a vederli tutti, ma quale causa, dice qualcuno in merito a quello che stava dicendo lei, mi riferisco a Roberto, sono tanti che stanno interloquendo con noi, purtroppo abbiamo problemi a leggerli perché ci troviamo purtroppo in controluce, mentre vediamo la spiaggia, vedo che c'è anche un messaggio di Marcella, la quale ci dice: è vero che bisognerà prenotare il posto sulla spiaggia libera? Ecco, queste sono alcune domande, non ce ne vogliano quelli a cui non rispondiamo,
o non li leggiamo, ecco perché Guardi, non noi riusciamo a vedere. tenteremo se le risorse e anche la regione, abbiamo l'assessore ha prima accennato e ha sollecitato già la regione affinché ci possa essere un servizio di bagnini e anche di sorveglianza anche sulle spiagge libere. Ma la prenotazione è vero, risulta? Ma guardi, la prenotazione c'è qualcosa per quanto riguarda i lidi, in modo che non ci sia un orario di assemblamento in cui arrivano tutti, ma è solo consigliata, in questo momento ancora non c'è niente. Noi abbiamo per i locali pubblici, abbiamo l'intenzione di dare degli spazi anche sul lungomare affinché loro possano mettere gli stessi tavoli che mettevano prima su spazi superiori. Ecco, è questo un discorso che ora voglio affrontare perché vi voglio fare vedere questo meraviglioso lungomare che è il lungomare di Sant'Alessio Siculo. Ci sono tante attività sul lungomare e non soltanto, ci sono tante attività anche sulla statale. L'amministrazione comunale a cosa sta pensando? Chi vuole rispondere? Rosario, il Posso dire sindaco e io? poi ecco, Noi stiamo chiamiamo Rosario. pensando visto che anche il suolo pubblico per quest'anno è gratuito, perciò senza ulteriori costi per i commercianti e per i ristoratori, di dare degli spazi all'esterno che possono essere, diciamo, sicuramente spazi che danno la possibilità di inserire lo stesso numero di tavoli che avevano precedentemente. Però per il lungomare bisogna fare i conti con il demanio. Noi ci abbiamo già discusso con il demanio, anche loro aspettano delle direttive da parte della regione. Il suolo è gratuito e organizzando delle cose si potrebbe arrivare a un accordo con il demanio affinché sia la viabilità e sia la possibilità di mettere dei tavoli fuori compensi un po' la riduzione dovuta agli spazi di sicurezza, insomma, che saranno dettati. Questa è una. E seconda cosa, noi approfitteremo anche, diciamo, abbiamo due grossi finanziamenti in corso, diciamo, addirittura uno è proprio all'appalto finale per il potenziamento ulteriore della barriera e l'aumento ancora della spiaggia, perché è un fenomeno, l'erosione con cui si dovrà combattere ancora per anni, e cercheremo di presentarci la prossima stagione con le carte in regola. Trischitta, abbiamo parlato prima con il sindaco Giovanni Foti, ripeto i nomi perché siamo in diretta e mancano i sottopancia, come si dice in gergo tecnico. Il lungomare già è stato ripulito, sistemato, cioè voi state facendo tutto come nelle precedenti stagioni in pratica. A essere sincero, forse siamo pure in anticipo in confronto alle altre stagioni, nel senso che il lungomare è quasi tutto finito nel verde, nella cura delle aiuole. Prima hai avuto modo di inquadrare questo splendido oleandro in fiore che in questo momento ci può fare solo piacere perché è quello che in questo momento riceviamo dai nostri cittadini e da chi viene, quei pochi che sono riusciti a venire a passare da Sant'Alessio, sono i complimenti per il nostro verde pubblico che lo abbiamo manutenzionato abbastanza bene in maniera celere. Stiamo continuando ogni giorno a fare tutte le zone del paese, non solo il lungomare, perché noi crediamo appunto che il turismo debba ripartire e vogliamo che riparte a gran forza, perché se no Sant'Alessio senza il turismo, senza i proprietari delle seconde case non ha di che vivere. I nostri commercianti infatti sono in ginocchio, noi abbiamo anche cercato di aiutarli con un contributo, piccolo Sono contributo. 25.000 euro. Siamo riusciti a rischiare questi dal nostro bilancio con tanti sacrifici, proprio cercando i soldi in tutti i vari capitoli. Insieme al sindaco abbiamo provveduto già a pubblicare il bando il lunedì, scadrà se non sbaglio lunedì prossimo, e daremo questo piccolo messaggio che non è una boccata d'ossigeno, perché capisco bene che un commerciante che paga 700, 800, 1.000 euro d'affitto al mese poi si ritrova con un piccolo contributo che non risolve il problema. Però vogliamo dare questa vicinanza, vogliamo dimostrare ai nostri cittadini, ai nostri commercianti che noi ci siamo e ci saremo per qualsiasi cosa. Il sindaco sta valutando pure se è possibile fare qualcosa per quanto riguarda quello che saranno le tasse, però siamo obbligati a rispettare quelli che sono i DPCM e soprattutto le ordinanze regionali. Sono sicuro che noi non tralasceremo nulla e staremo vicini ai nostri cittadini in tutto quello che possiamo fare. Questa del suolo pubblico credo che sia il massimo, perché se un'attività aveva 100 tavoli all'interno e li deve ridurre a 50, noi daremo la possibilità di metterli gli altri 50 fuori, e questo sarà secondo me una cosa essenziale. Naturalmente dipende da quello che poi ci dirà il demanio marittimo e la regione siciliana.
E con queste parole dell'assessore Rosario Trischitta, alle mie spalle vedete anche il sindaco Giovanni Foti. Chiudiamo questa diretta da Sant'Alessio Siculo. Continueremo il nostro viaggio in altri centri della Riviera Ionica Messinese e non solo nei prossimi giorni. Vi voglio lasciare con le immagini meravigliose di Capo Sant'Alessio. A tutti i lettori di Tempo Stretto, grazie per averci seguito e alla prossima. Sì, ma...